Ehi, ben ritrovati da AndroLink91 e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Avrete ormai capito che, dato che stiamo finendo il gioco, mancano pochissime missioni, carico un video a settimana. Ma la domanda che mi fate: farai delle live? Questa è la domanda che mi fate più spesso e sì, farò almeno una live. Prima di ricominciare, diciamo, a ciclo, a pieno regime, ecco. Però non so quando, se fra una settimana, fra due. In teoria, ecco, ci sarebbe questa missione, poi ce ne sarebbe un'altra, che non ho idea di quale sia, e poi ce n'è una che si biforca, ed è una missione da fare, forse quella di Imagino, che dopo si biforca e c'è la missione del gatto dorato, non so come si chiama, ma lo scoprirò presto, e quella è da fare con almeno altri due giocatori di squadra Cricca dei Gatti Rossi. Quindi, per uscire, proprio per superare quel livello, devi giocare con altri due giocatori che hanno Cricca dei Gatti Rossi. Potrei anche mettermi NTR Boot nella console e cheatare la condizione per uscire, ma non lo farò. Se voi l'avete fatto, benissimo, a me non interessa, ma io non lo voglio fare. Quindi, lo farò in live. Quella la giocheremo in live, tanto penso che per quando farò quella live la scuola oramai sarà bella e che è finita, anche se quest'anno scuola da marzo è stato un parolone, parte le video lezioni. Comunque sia, cominciamo subitissimo la missione di Emma il Grande e le 5 prove. Supera le 5 prove di Emma. Emma il Grande affida i blaster su una prova di resistenza. Scatenati! E abbiamo 15 minuti per superarla. Non è rassicurante. Però, insomma. Insomma, non lo so. Abbiamo gli orchi! Orchi! Che belli, che belli. Oh mio Dio, Koros. Boh. Ma combattono uno ogni tanto, cioè uno per volta? Ma dai, mi stavo schivando il colpo. Oh mio Dio. Ah, ma è Super Koros. Vabbè, però, se io carico il colpo e quello non me lo scansa. A un certo punto non è che posso fare più di tanto. Voleva lui. Lezzo. Zeb 89 vibes proprio. Ok, Nerorco è... Dov'è? Shogunyan. Oddio. Ricordo ormai come si chiama il personaggio. Shogunyan, per l'amor del... Dov'è Shogunyan? Ah, eccolo. Non so come ho fatto. Non so come ho fatto proprio a zero. Era già scaduta. Era già scaduta la bomba. Che è? Un'altra volta Shogunyan. Allora, senti, sei pezzente, dirlo. Zitto. Ok. Fantastico. Fantastico. Fino a un certo punto. Allora, manca solo uno. Dov'è? Andiamo. Vediamo un po'. Ecco, più di questo non va. Dov'è? Eccolo. Bluetooth. Fa cascato lui, sì. Lui è tipo... tipo acqua. Pokémon. Atterraggio fortuito. Ma è stato facile lui. Vabbè. Ma forse Bluetooth è ancora più facile di Nero. Di Koros. Ok, ora dove si va? Ma queste contavano come una o come tre? Come? Dov'è? L'avete sconfitto? Non vi avevo preso mica sul serio. Ah, ok, qui. Battaglia, vai. Prosegui battaglia, bene. Andiamo avanti, non ci fermiamo mai. Non ci fermiamo di fronte a nulla. Perché il pomodoro rosso non si ferma mai. Bene, adesso abbiamo... Wokshillo. Ah, Wokshillo non è difficile. Anche Super non è difficile. È che ci vuole tempo, raga. Ci vuole troppo tempo a combatterci. Almeno... 3 minuti buoni. È incantatore, perfetto.
Ah no, era Gibanian. Qua, perfetto. Ok, grazie. Dov'è? Qua. Perfetto, prendiamo il forte. E che succede? Cosa laghi? Cosa laghi? Cosa laghi con la capture card? Cosa cavolo laghi? Ho aumentato il back file, il back buffer size, ma non conta nulla a un certo punto. Praticamente il back buffer size sarebbe la risoluzione dell'immagine, che alla fine il DS quello è il 3DS, più di quello non puoi aumentarla, però almeno per quando registri con il programma OBS, quello che usate, XSplit, non lo so, vi migliora leggermente e vi fa vedere meno poligoni. Però alla fin fine non cambia quasi nulla. Io intanto carico. Andato. Molto facile. E ora chi c'è? Gattiva forse. Sì, c'è Gattiva ora. Come lo so? Boh. Vuxillo, Inferno infinito, Gattiva, Paradiso divino. Ma allora, Gattiva non è troppo difficile. Arcobaleno, siamo a giugno. Non potrebbe essere più adatto. Allora, counterclock. No, è clockwise, ok, perfetto. Orario, senso orario. Mirino, grazie. Se almeno evitiamo un occhio. Ecco, grazie, finalmente. Almeno quello, almeno uno. Ok, counter clock. No, questo è clock. Tutti? Ma sul serio, tutti proprio? Wow. Wow, cattiva. Mamma mia. Mamma mia, che roba. Ma come, un'altra volta? Ah. Che delusione. Che delusione. Che delusione cattiva. Non è che è tanto difficile alla fine cattiva. Vabbè, ma tanto non ce la faccio comunque. Come? Come? Un po' meglio, ma non troppo. Mannaggia, la mia spada non è neanche, non ho neanche equipaggiato gli oggetti. Vabbè, però. Vabbè. L'Energy Max lei ce l'ha? No? Allora, il vecchietto ci ha aiutato, però. Ok. Sì, Dornian, però, anche tu, eh.
Vai, Imperatore Rosa. Finché non scompare è fortissimo. Ah, le ragnatele! Qui, perfetto. Bene. Vai, vai, ce la facciamo, ce la facciamo. Ce la facciamo, raga. Ha solo un occhio aperto, Gattiva, quindi è quasi fatta. Virtualmente, si intende. Le ragnatele, proprio quello che non ci voleva. No, l'avevo no, stavo schivando. Ma si sono riaperti gli occhi. No, Sailor Nyan, mi devi curare assolutamente, Sailor Nyan. Vai, grandissima. Grande, perfetto così. No, perché... Oh, dov'è, grande. Sailor Nyan. Ma dai. Ma è una presa per i fondelli. Aia. Vai. Ragazzi. È andata anche Gattiva, vai. E andiamo così. E andiamo così con due modalità Imperatore Rosa. È andata. Vai così. E penso che... Non so, c'è qualcun altro ora? 5 prove, forse... Gli Oni erano 3? No! Sì, cioè gli Oni erano 3, contavano come 3 prove. Wow! Beh, insomma, Gattiva... Non era... Oddio, era... Sì, poco più forte di quella che abbiamo affrontato normalmente nel livello prima. Diverso tempo fa. Quando è ormai? Non 2 anni, ma quasi. E vaso di Wokshillo. Per nascondersi. È un comune vaso ormai consumato. Aura per Wokshillo. Certo, sconfiggi Gattiva. E quindi, Emma, abbiamo superato le 2 prove. Ho visto come avete combattuto. Siete stati bravi, mi piacete. Che onore sentirsi dire queste parole da Emma il Grande. Mi ha fatto commuovere. Oh oh oh! Buon Natale! Oh, Mew, grazie per l'aiuto! Emma il Grande, non dirlo nemmeno. Grazie a te sono diventati un'armata del coniglio sulla luna degna di questo nome. Un'armata del coniglio sulla luna degna di questo nome? Che vuol dire? Ehi, ve ne siete già dimenticati? L'altro nome dell'armata del coniglio sulla luna, le forze speciali di Blasters. Forza! Finché fegato abbiamo. Oh, sacro Emma! Rimarremo al tuo fianco, zampe sempre pronte, audaci yokai siamo. Non mollate mai! Va bene. Che bell'acronimo. Ecco cosa vuol dire forza, ecco la vera armata del coniglio sulla luna! Lasciami fare! In altre parole, noi siamo un corpo speciale sotto il comando diretto di Ember Grande! Oh, che forza! Ah, già, vorrei potermi unire io stesso. Che cosa? Emma il Grande, non sarebbe? Su, non fare così. Vi faccio una proposta. Se trovate la mia medaglia yokai da qualche parte nel mondo degli umani, allora sarò vostro amico e combatterò a vostro fianco. Giusto? Temo che solo questo non basti.
Che ne dici di vedere come se la caveranno di nuovo con le tue prove? Andiamo! Va bene, allora è deciso. Sono contento che abbiamo chiarito. Ragazzi, buona fortuna! Capito. La medaglia ce l'ho io. Grazie. Quasi quasi la rifaccio. Magari al secondo tentativo. Bam! No, per questo video è tutto. Invece andiamo a fare qualche slottata. Ormai, cioè, Yo-Kai Watch, se non fai le slottate non sei nessuno. Anche se E dai, non uscirà mai il primo premio, però almeno ci provo. Poi 20% di probabilità. Fammecene mettere 100.000 o il 100%. Cioè 200% in realtà con 100.000. Campo di Nuglio, oddio, da qua non è che esce roba tanto appetitosa alla fine. Poi ho solo tre slottate, fammele fare belle almeno. Luminotto. Caldocan, che serve per un oggetto? No, per una essenza, ma non la userò, quindi. Arachnia, no. Restat, che su Yo-Kai Watch 2 ancora me lo chiedete, ma non ce l'ho più. Zia Cora è forte come curatrice. Anche se in realtà sarebbe più adatto un Senilfior in squadra, che potrebbe anche menare. Non lo so, ragazzi. Per il momento Sedornian si dà da fare. Certo, dovevo cambiare la IA dei personaggi. L'avevo messa attacco, se non sbaglio. Andiamo un po' a vedere. Strategia. A lei è automatica perché deve curare. Lui attacco, quindi attacca il nemico che io punto. Il che non è sbagliato per alcuni boss. E attacco al nemico che io punto. In teoria non stavo puntando nessuno, quindi penso che facessero un po' il loro porco comodo. E va benissimo così. Ad ogni modo... Ah, c'è un nuovo sfondo, tu? Fa vedere. Il consiglio ha mandato questo oggetto raro. Coniglio sulla luna, coniglio. È stato Zazel a creare questo sfondo. Grande... Emma. Per lo Yo-Kai Pad? Voglio vederlo subito. Grande Emma, mi piace. Perfetto, bello, carino. Ad ogni modo, il video termina qui. È stata davvero una bella battaglia contro Cattiva. La seconda volta è andata molto meglio, forse perché avevo l'essenza. Non, dai, se l'essenza l'aura. Non so se poi conta anche nelle battaglie dove ci sono delle missioni con le battaglie multiple. Però, boh, nel caso sia stata l'essenza, l'aura, quello che era. Ottimo lavoro. Bene, per questo video è tutto. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!